Ben ritrovate, ben ritrovati amiche e amici del VG21 Mattina, un minuto alle 8. Iniziamo la nostra seconda parte, sempre all'insegna degli approfondimenti, delle rubriche. Torna Mia Economia, le scelte relative al risparmio, le scelte migliori, le scelte più giuste su tanti capitoli importanti. Oggi vogliamo parlare di assicurazioni, vogliamo parlare dei contratti assicurativi, le varie tipologie, suggerimenti, consigli e naturalmente non possiamo non farlo con Roberto Mercurio, coordinatore Fabinapoli, in compagnia del nostro Antonio Salamandra. Ben ritrovati. Sì, buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti. Come dicevi, grazie a Roberto Mercurio per essere sempre qui con noi. Buongiorno a tutti voi. Parliamo di assicurazioni, in particolare di polizze assicurative e di rischi dunque assicurabili. Vogliamo capire infatti proprio quali sono e perché è importante, Roberto, proteggersi dagli eventi che ovviamente la vita ci propone e che sono copribili con delle polizze specifiche. Certamente, chiariamo subito che è possibile assicurare tra tantissimi eventi cedendo il rischio ad una compagnia assicurativa, il rischio da danni e da eventi negativi che possono impattare sulla nostra situazione economica e patrimoniale. Per farlo occorre fare una corretta analisi della propria situazione finanziaria e patrimoniale rispetto agli imprevisti da cui potrebbe derivare un danno. Più semplicemente direi che per poter definire i propri bisogni assicurativi occorre avere una corretta percezione dei rischi a cui si va incontro nel corso della vita. Tra l'altro, e ovviamente anche se abbiamo coscienza una percezione dei rischi assicurativi, possiamo decidere di non assicurarsi assumendo su di noi e sulla nostra famiglia le eventuali conseguenze di un danno che può impattare sul nostro patrimonio e anche sulle nostre finanze. Oggi parleremo in estrema sintesi di tre grandi tipologie di polizze: le polizze vita, la polizza vita, le polizze danni e le polizze che tutelano la salute. La polizza vita è un contratto in virtù del quale la compagnia eroga una somma in favore dei beneficiari alla scomparsa dell'assicurato. La polizza danni invece ti tutela dai danni subiti, occasionati a terzi da particolari eventi, ovviamente cagionati a terzi involontariamente. Le polizze salute, che sono molto importanti, ci coprono le spese legate alla nostra salute. Ecco, quali sono le principali polizze vita e perché sono importanti? Già stiamo vedendo una grafica. Allora, le polizze vita più importanti, i principali contratti di polizza vita sono due: la polizza vita caso morte, che si chiama temporanea caso morte, l'acronimo è TCM, e polizza vita mista. Con la polizza temporanea caso morte, la compagnia, come abbiamo prima detto, paga una somma ai beneficiari in caso di scomparsa dell'assicurato. Questa è una polizza di grande importanza per le famiglie monoreddito, quando in una famiglia c'è un reddito principale, quando ci sono figli piccoli, quando si hanno degli impegni come un mutuo. E non è corretto dire che questa polizza, pagare il premio per questa polizza sia una somma a perdere, perché la TCM, la temporanea caso morte, è una polizza molto molto importante, perché è un gesto di amore per le persone care o comunque per la propria famiglia. Quando decidiamo di stipularla, la compagnia dovrà valutare l'età, perché più si è avanti con l'età, maggiore è il premio, il costo della polizza, e anche il nostro stato di salute attraverso una visita medica o più semplicemente attraverso un questionario di autocertificazione che però, attenzione, dobbiamo compilare con estrema rigidità, dicendo sempre il vero sul nostro stato di salute. È una polizza che ha dei vantaggi fiscali perché è detraibile al 19% dal nostro reddito fino all'importo di 530 euro all'anno. Ricorderei poi, infine, tra l'ambito delle polizze vita, anche la polizza vita mista. Che cos'è? Io la chiamerei una forma di risparmio intelligente,
perché oltre la compagnia a pagare, a erogare una somma, una rendita ai beneficiari alla scomparsa dell'assicurato, eroga una somma in favore dell'assicurato se in vita ad una certa data. Per la parte che riguarda la tutela, la CCM tipica e non la parte del risparmio, anche questa polizza ha una convenienza fiscale. Roberto, ci sono polizze che chiaramente coprono il cosiddetto ramo danni. Quali sono le più importanti? E poi se ci puoi anticipare nell'ambito della casa, cioè una vera e propria polizza per il terremoto. Assolutamente sì. Allora, chiariamo che le polizze danni ci tutelano dai danni subiti o cagionati a terzi involontariamente, quindi dal rischio di perdite economiche e patrimoniali. Fra queste ricordiamo, escludendo le polizze obbligatorie come la RC Auto, la polizza responsabilità civile che ci protegge da richieste di risarcimento danni provocati a terzi, la polizza casa che ci tutela da tanti rischi della casa, quali incendi, allagamenti, furti, ma soprattutto adesso direi da calamità naturali come il terremoto. E la polizza infortuni che ci liquida un capitale nel caso di eventi causati da infortuni. Fra queste polizze io vorrei ricordare che forse la più importante oggi per chi vive soprattutto in Campania è la polizza danni però ramo terremoto, diciamo polizza danni legata a calamità naturali, perché chiaramente considerando le zone sismiche, la zona vesuviana, i campi Friulei, alcune zone dell'entroterra, è una polizza importantissima ed è una polizza che ci consente anche un risparmio fiscale perché è detraibile al 19% dai nostri redditi. Per questa polizza, come per tutte, consiglio di leggere la documentazione precontrattuale con molta attenzione onde evitare cause di esclusione del risarcimento del danno. E allora, grazie Roberto per questo breve excursus sulle polizze legate alla vita, legate ai danni. Vediamo se ci sono altre domande da studio. Sì Antonio, anche perché abbiamo ricordato con il nostro ospite che tra le principali polizze per le assicurazioni, insomma quelle relative alla salute, sono fondamentali, visto che il sistema sanitario nazionale spesso di fatto consente visite ma con tempi di attesa che sono evidentemente lunghi. A questo punto, quali sono le principali polizze, quelle che consiglia per il privato, quindi per ridurre drasticamente poi i tempi di attesa? Concordo con la tua premessa, infatti oggi chi ci si rivolge al Servizio Sanitario Nazionale per una visita medica, un esame strumentale, un'operazione se mai anche non particolarmente urgente, deve attendere mesi se non più di un anno, quindi perché ci sono liste di attese indecenti, e quindi il cittadino si deve rivolgere al privato o al pubblico, ma in intramenia, che è come se fosse privato perché è a pagamento. Ecco che diventano importantissime le polizze che tutelano la salute. Fra queste ricorderei la polizza malattia e la long term care, detta con l'acronimo LTC. La polizza malattia sostanzialmente ci consente di avere il rimborso delle spese relative alla salute, alle nostre malattie, e può essere sia individuale che collettiva. È individuale se sottoscriviamo noi in prima persona il contratto per noi e i nostri familiari, ed è collettiva invece se sottoscritta da un'azienda o un'associazione per i propri dipendenti o i propri associati. Come opera la polizza malattia? Opera in forma diretta ed informa diretta. In forma diretta, quando noi ci rivolgiamo a un medico convenzionato, una struttura convenzionata, una casa di cura convenzionata che fa parte del network che fa capo alla compagnia assicurativa con cui abbiamo sottoscritto la polizza. Al rimborso invece, se ci rivolgiamo a un medico di nostra fiducia, a un centro o una casa di cura di nostra fiducia, e chiediamo il rimborso. Attenzione però che tutte le polizze malattia prevedono una franchigia o uno scoperto, e quindi non ci sarà comunque un rimborso al
Anche per queste polizze leggiamo attentamente il contratto assicurativo, rispondiamo al questionario perché molte volte la compagnia può eccepire che una patologia è contro una malattia e conseguente a una patologia preesistente all'assicurazione che non abbiamo dichiarato. Altra polizza molto importante, che non è nemmeno un costo eccessivo mensile, è la LTC, cioè Long Term Care, che tutela la perdita di autosufficienza, quando io cioè non posso svolgere in prima persona le funzioni normali della vita, cioè i bisogni tipici tutti nella vita di tutti i giorni. Come interviene l'assicurazione? Con una rendita mensile che è molto importante se si è anziani, perché ci può consentire di pagare una badante o di pagare una casa aiuto. Anche qui leggiamo con attenzione la documentazione precontrattuale e dichiariamo sempre la realtà e il vero. E allora, grazie a Roberto Mercurio, coordinatore Fabi Napoli, per essere stato con noi e per averci raccontato tutto sull'importanza dei contratti assicurativi. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Linea allo studio. Grazie davvero ad Antonio Salamandra e Roberto Mercurio. 8 e